perché per la prima volta investirò il ruolo di medico e paziente, ma paziente non nel senso di malato per mia fortuna, ma di appassionato, perché ha la stessa radice di paziente, di appassionato di uno sport in particolare. Certo. E quindi offrirò anche un esempio di coerenza, oltre che di disintossicazione digitale, in quanto sono stato isolato in un luogo per 16 giorni esattamente. E questo sport è il kayak, essendo oltre che medico anti-aging anche un semiprofessionista delle acque selvagge. E per... Era su chiavetta, sì. La chiavetta, dov'è la chiavetta? È quella lì? Sì, era lì, era è già caricata. Ecco qua. Te l'avevo data stamattina, sì. Balducci, dov'è? Qua. No. Sotto in fondo. Lì, vai. Grazie Giorgio. L'attrezzatura per andare avanti. Allora, questo avanti. Ok. Perfetto. Allora, parlerò del ruolo della carenza dell'ossigeno nella salute e nello sport, e precipuamente con un'esperienza clinica nel kayak. Vediamo se va avanti, no? L'altro, ok. Cos'è la medicina anti-aging? È una medicina, come sapete, preventiva, predittiva, potenziativa, rigeneratrice, che consente di condizionare il nostro invecchiamento in modo da non avere un invecchiamento deleterio e non da precipitare nel baratro del decadimento multifunzionale progressivo, che è dato osservare purtroppo nell'85% delle persone che raggiungono l'età senescente. E permette quindi di condizionare i meccanismi regolatori dell'invecchiamento, e l'abbiamo parlato in precedenza. Ormai se ne sono fatte diverse dissertazioni sull'epigenetica. Sottolineo che noi non siamo freddamente geni, ormoni, neurotrasmettitori, sistemi antiossidanti, è semplicistico. Siamo molto di più, siamo emozioni, e tutto ciò che correla con l'ambiente, il nutrimento e lo stress condiziona la nostra vita. Ma lo diceva già Socrate. Socrate diceva: antropos esti politikos, l'uomo è un animale sociale, ecco perché è importante la vita di relazione. Non abbiamo scoperto nulla, la saggezza degli antichi ogni tanto dovrebbe essere ricordata. Questo è il programma globale anti-aging che io propongo e offro, e che secondo me è imprescindibile, in quanto tutti e 10 i punti devono essere osservati, pena il non ottenimento del risultato sperato. Si passa ovviamente, il primo è l'invisita, le indagini dei laboratori. Adesso ci sono strumenti più avanzati come l'S-Drive, di cui ieri si è parlato compiutamente. L'alimentazione secondo natura e non secondo le mode, natura magistra vita, non abbiamo niente da insegnare alla natura, dobbiamo semplicemente ritornare alla natura con periodi mirati di restrizione calorica. Anche questo è molto importante, perché la restrizione calorica è l'unico dato certo che allunga la vita e quindi lavora sulla longevità attraverso l'azione sui cosiddetti vitageni. L'attività fisica costante e duratura, non per 10-15 anni magari a livello agonistico, ma fino all'ultimo dei nostri giorni, usque ad mortem. L'allenamento delle capacità di adattamento su base ormetica. Quando è che noi iniziamo a invecchiare? Quando perdiamo progressivamente le capacità di adattamento agli stimoli ambientali. Ecco perché noi dobbiamo allenare le nostre capacità di adattamento, e vedremo come. Riconoscimento e gestione dei fattori di stress, l'integrazione personalizzata in base al biotipo, l'eliminazione, l'evitamento, si parlava prima, si usava questo lemma, questo termine molto importante, l'eliminazione, ma non sempre possibile, la riduzione delle sostanze xenobiotiche che purtroppo ormai sono ubiquitarie, l'eliminazione e riduzione dell'inquinamento luminoso ed elettromagnetico, e dovremo combattere una dura guerra per l'introduzione dei 5G,
Il rispetto dei bioritmi naturali che sono stati sovvertiti dal tipo di vita occidentale e, non ultimo, ma l'ho messo in evidenza, la risoluzione delle possibili cause di carenza di ossigeno, che è un po' la Cenerentola, quella che è sempre stata bistrattata, misconosciuta e disattesa, perché ci si occupa del cibo, ci si occupa degli integratori, però non si parla mai di ossigeno. Ecco, qualunque stato di sofferenza, dolore o malattia dipende da una carenza di ossigeno a livello cellulare, l'ha detto un fisiologo nel 1976, sul cui libro io ho studiato e molti di voi hanno studiato. Una riduzione della biodisponibilità di ossigeno attraverso l'acidosi e il rilascio di ferro dalle proteine plasmatiche può condurre alla produzione, alla iperproduzione delle specie chimiche reattive che voi tutti conoscete, che sono i ROS. Quattro sono i tipi di ipossia: l'ipossia ipossica, riduzione dell'ossigeno inspirato, anche per cause atmosferiche, per esempio nelle zone di alta montagna dove c'è una rarefazione dell'ossigeno, poi oppure per inquinamento ambientale, come è dato purtroppo osservare in tutte le città inquinate dove ci siano comunque delle industrie, delle fabbriche. L'ipossia anemica con alterata funzione dell'emoglobina, se ne è parlato poc'anzi, l'ipossia stagnante, ma soprattutto poniamo l'accento sulla ipossia istotossica per una disfunzione mitocondriale che rappresenta un po' il motore energetico, la fucina energetica della cellula, viene prodotta la nostra moneta energetica. Si giunge così allo stress ossidativo. Sapete benissimo che è uno dei sette fattori di invecchiamento deleterio e precoce, correlato agli altri. Dovreste conoscere tutti gli altri sei: l'infiammazione cronica silente, il deficit di metilazione, l'endocrinoselescenza, che forse non è stato molto ricordato in questa sessione, che è un aspetto fondamentale dell'invecchiamento deleterio, cioè l'invecchiamento ormonale. Cos'è lo stress ossidativo? Una sorta di disequilibrio. Se non erro, una relatrice in precedenza ha parlato di equilibrio, di omeostasi. Ecco, questa continua ricerca di equilibrio in un meccanismo di allostasi è molto importante, perché è proprio questo: c'è sempre un bilanciamento tra un eccesso di radicali liberi e un deficit della barriera antiossidante. L'obiettivo primario qual è? È il miglioramento della biodisponibilità di ossigeno, soprattutto nei siti del suo maggior utilizzo, che sono i mitocondri. In realtà, noi che età abbiamo? Abbiamo l'età cronologica? Sicuramente l'età anagrafica è quella riportata sulle nostre carte d'identità, ma non risponde quasi mai all'età biologica, all'età funzionale, spesso all'età psichica. In realtà noi abbiamo l'età dei nostri mitocondri, ecco perché è fondamentale mantenere la giovinezza dei nostri mitocondri con una rigenerazione mitocondriale e una stimolazione della cosiddetta mitocondriobiogenesi. E a questo punto non possiamo esimerci di parlare dell'attività fisica, perché l'attività fisica è correlata con la mitocondriobiogenesi. Ma non lo dice il dottor Balducci, lo dicono studi che poi vedremo, sono stati pubblicati recentemente studi che hanno correlato l'attività fisica proprio con la mitocondriobiogenesi. È imprescindibile per una seria, corretta prevenzione dell'invecchiamento deleterio. Si era parlato precedentemente di coerenza, ed è fondamentale per ognuno di noi, che dobbiamo promuovere corretti stili di vita, in primis eseguire, fare attività fisica, allenando quali? Tutte le componenti fisiche, perché spesso cosa si osserva? Ci sono persone che allenano solo la forza, quindi vanno in palestra, sollevano pesi e non fanno altro. Persone che corrono per decine, centinaia, migliaia di chilometri, diventando poi sarcopenici, diventando addirittura condropatici, perché poi usurano le cartilagini. Invece bisogna allenare tutte le componenti: forza, resistenza, elasticità o flessibilità, equilibrio, che è il primo che viene perso. E poi cosa succede? Che a una certa età sia c'è una carenza di massa muscolare, c'è una debolezza ossea, quindi sarcopenia, osteopenia, perdita dell'equilibrio, frattura, frattura del femore, exitus. Coordinazione, forza esplosiva, anche questa è disattesa, destrezza, agilità, e deve essere svolta per tutta la vita. Ma si parla di agonismo o di attività fisica? Perché sono due cose completamente diverse. Siccome sono un appassionato di semantica,
Agonismo ha la stessa radice di agonia. Quindi, agonè significa lotta, giusto? Certame, lotta. L'agonia è uno stato di premorte. E in effetti, cosa facciamo quando noi effettuiamo un'attività di tipo agonistica? Portiamo oltre misura il nostro corpo come se fosse un motore fuori giri. Lo possiamo fare, io stesso l'ho fatto, ma per brevi periodi di tempo. Non si può fare agonismo per lungo tempo, addirittura per tutta la vita, perché questa è un'attività pro-aging, non è anti-aging. Anti-aging invece è una regolare attività fisica. A me non piace il termine moderato, scusate, ma questo aggettivo, moderata attività fisica. Cosa significa modus? Il modus è personale, quello che è moderato per me può essere eccessivo per un altro o può essere invece troppo poco per altri ancora. Perché una regolare attività fisica è in grado di prevenire o attenuare lo stress ossidativo? Perché rilascia da parte delle cellule endoteliali ossido di azoto, che è un radicale libero con potente azione vasodilatatrice e antinfiammatoria. E inoltre si stimola la neosintesi di enzimi antiossidanti quali la superossido dismutasi e la catalasi. Quindi un'attività fisica di un certo livello, e ora lo definiremo questo certo livello, è estremamente positiva. Cosa succede purtroppo durante l'invecchiamento? Durante l'invecchiamento, a partire da che età? Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, purtroppo ahimè già dai 30 anni, perché 30 anni rappresenta il picco della giovinezza, con la produzione massima, diciamo, degli ormoni cosiddetti anabolici, e dopo inizia una fase calante. Però il calo lo decidiamo noi, può essere un calo repentino o un calo progressivo. Abbiamo comunque una diminuzione della circolazione centrale periferica, ma ho messo in evidenza questo, diminuzione della capacità aerobica di circa il 1% all'anno. Diminuzione anche della gettata cardiaca. Un dato estremamente importante che dovrebbe essere sempre considerato è la massima potenza aerobica, il cosiddetto VO2 max, che è equivalente alla massima quantità di ossigeno che può essere utilizzata in un'unità di tempo da un individuo. Cos'è questo VO2 max? È una formuletta che è data dalla frequenza cardiaca per la gettata sistolica, e tutti sanno più o meno cos'è, o dovrebbero saperlo, ma quello che viene spesso dimenticato è il terzo componente, la differenza arterovenosa di ossigeno, che è il parametro più importante e rappresenta la quantità di ossigeno che le cellule riescono ad estrarre dal circolo sanguigno durante il passaggio del sangue nei capillari. L'ultimo dato è fondamentale, tale parametro è influenzato dall'allenamento. Ecco perché bisogna allenarsi. Quindi da lunedì, da domani, tutti in palestra. E questo è l'aspetto, quello che succede normalmente. Perché ho messo in evidenza 63? Perché casualmente anche alla mia età, io ho 63 anni, e quindi dovrei avere, secondo questa tabella di normalità, un calo del 27,7% rispetto ai miei 25 anni. Per fortuna non è così. Perché non è così? Perché io mi sono allenato e continuo a allenarmi, non ho mai smesso. E come vedete, a 60 anni una persona molto allenata addirittura ha un VO2 max superiore ad un ventenne che non fa niente e sta tutto il giorno a giocare sul divano con i videogiochi. Ecco perché è importante l'epigenetica, il comportamento. Non è una condanna, quindi l'età non è una condanna, non è un limite, come dirò poi nella mia ultima diapositiva. Attenzione però, perché siamo sul filo del rasoio, un'eccessiva attività fisica, sia per volume che per durata di tipo agonistico, invece ha un effetto contrario, in quanto aumenta i ROS con danneggiamento delle creste mitocondriali, l'ipoperossidazione della membrana. Oggi si è parlato molto della flessibilità, della elasticità, della rigidità della membrana, che è fondamentale, e del DNA mitocondriale, che è particolarmente vulnerabile.
Quindi in questo caso cos'è? Viene ridotta la produzione di ATP per inefficienza della catena respiratoria e si instaura un circolo vizioso con danneggiamento di mitocondri per il meccanismo di ischemia riperfusione. Quali sono quindi le strategie di protezione mitocondriale per chi voglia fare sport? Sono queste tre. Allenamento su base ormetica. Adesso vedremo, definiremo questa base ormetica. Integrazione antiossidante e miglioramento della biodisponibilità di ossigeno. Quindi abbiamo ben tre frecce nella nostra faretra difensiva. Francesco, hai due minuti per... Sì, sì, perfetto. Allora cercherò di essere più rapido. L'ormesi è una deriva dal greco ormao, che significa stimolare, è una funzione adattativa. Cosa significa? Fino a un certo livello o un miglioramento della funzione, un effetto positivo. Oltre quel livello o un effetto negativo. E voi mi direte la domanda, ma qual è questo livello? E io purtroppo non ve lo posso dire, perché ognuno ha un proprio livello che deve scoprire. Quindi l'ormesi intanto è un concetto fondamentale nella teoria evolutiva, perché è un fenomeno adattativo, ma ognuno di noi deve scoprire e trovare il punto di rottura, il break point, cioè il massimo di intensità, di volume, io lo chiamo anche di ostilità, di avversità, perché sono un fautore anche dell'allenamento in condizioni ostili, cioè dovete fare quello che non vi piace e quello che non avete mai fatto, altrimenti voi non crescete mai. Questo è molto importante. Quello che è un punto di rottura per un soggetto può essere invece un luogo di comfort per un altro. Questi sono dei lavori che mettono in relazione l'esercizio con l'anti-aging. Vediamo ora ecco, miglioramento della biodisponibilità di ossigeno. In questo caso agisce Cellfood, deutrosulfazime, che rende biodisponibile ossigeno on demand, come è stato detto stamattina. Incremento della produzione di ATP, del VO2max e dell'efficienza della prestazione muscolare. Da 20 a 40 gocce si riduce il rischio legato all'acidosi e allo stress ossidativo conseguente a un intenso e prolungato sforzo muscolare. Le indagini le conoscete, ci passo oltre. Volevo sottolineare solo la malondialdeide, che è un marker di lipoperossidazione, perché quello che conta è la fluidità, la plasticità della membrana. E finalmente veniamo all'esperienza clinica del kayak. Esattamente 4 giorni fa, sono 3-4 giorni fa, sono tornato da una spedizione nel Grand Canyon del Colorado. Quali sono i numeri? 480 km di fiume, 450-500 metri cubi di volume, parliamo di volumi molto importanti, 80 rapide sino al 9 grado di difficoltà, che è quasi il massimo è 10, 16 giorni in autosufficienza, dove in un ambiente isolato ed ostile, dove ho fatto disintossicazione digitale, cioè non prendeva per fortuna niente, e quindi finalmente anche nolente o volente mi sono disintossicato, 8 ore di pagaiata al giorno, 10 escursioni in salita nei canyon laterali e temperature dai 42 gradi diurni ai 18 notturni, quindi condizioni disagevoli. Mi sono presentato con un certo curriculum, chiaramente, 63 anni di età, lo sottolineo perché ero il più vecchio o il meno giovane della spedizione, il più giovane aveva 24 anni. 41 anni di attività canoistica, più di 1000 fiumi discesi in tutto il mondo ed esperienze negli ambienti più ostili della terra, dall'Amazzonia alla giungla, alla Patagonia, montagne, steppe cilene, cioè, quindi diciamo mi sono presentato con un certo curriculum, però gli anni pesano. Ho fatto un'integrazione specifica, molto importante, coenzima Q10 nella sua forma attivata l'ubichinolo, l'acetilcarnitina, ribosio proprio per produrre ATP, probiotici perché quell'acqua ho bevuto l'acqua del Colorado con dei filtri, ma è acqua del Colorado, quindi sinceramente era fondamentale anche alla salute intestinale. Polidatina, che è la forma glicosilata del resveratrolo, arginina per il discorso dell'ossido nitrico, e ho assunto Cellfood 60-80 gocce al giorno. Per motivi logistici ho dovuto provare una miscela di 60-80, a volte anche ho messo 100 gocce,
tutte insieme in un litro di acqua a basso residuo fisso, fondamentale in una borraccia di acciaio e vetro interno, non plastica, suddivisa durante le discese in 3 assunzioni quotidiane. Nel mese precedente avevo però effettuato, secondo le modalità consigliate, la progressione partendo da 1 goccia 3 volte al giorno, sino ad arrivare a 8 gocce a partire dal 16° giorno. Queste sono alcune immagini dell'ambiente meraviglioso, fantastico del Grand Canyon. Questa è una rapida di 9° grado, Lava Falls, sempre questo, volumi estremamente importanti. Stamattina si parlava di cresta d'onda, se non sbaglio. Sì. Qualcuno aveva detto, sì, esatto, sì, cresta. Sì. Io sinceramente sono stato sulla cresta dell'onda lì. Volumi, buchi molto importanti e quindi anche un discorso di adrenalina. L'ambiente meraviglioso del Grand Canyon del Colorado. Come potete vedere, luoghi di bellezza rara e superba. Questo è uno dei campi che facevamo, e qui cellulare non prende, per fortuna, avevamo un satellitare in caso proprio eventualmente di difficoltà. Si dormiva in tenda, si mangiava quello che potevamo, quindi ho fatto anche restrizione calorica. Questa è un'altra rapida di 8° grado, comunque... Diciamo che anche l'aspetto psicologico è stato importante. Abbiamo fatto 10 escursioni nei canyon laterali, arrampicandoci sulle montagne e scoprendo siti archeologici, compreso tracce di dinosauri e siti di insediamenti dei Pelle Rossa. Questo più o meno la caratteristica del fiume. E qual è finalmente il risultato personale? Nessuna sensazione di fatica durante e dopo le ore di pagaiata, zero. Nessuna sensazione durante l'escursione a piedi in salita, nessun problema di insonnia. Io ho dormito 8 ore di fila, cosa che non mi succedeva mai. Ma perché? Perché era un ambiente secondo natura, completamente immerso nella natura, nessun presidio digitale, e seguivo i ritmi biologici della luce. Mi svegliavo con l'aurora e andava a dormire al tramonto. Ottimo recupero quotidiano, nonostante una lieve restrizione calorica, ho perso 2 chili, 1,5 chili, un mezzo l'ho già recuperato, ma quello che secondo me è importante, ero il primo, sempre in avanti in un gruppo dove ero il meno giovane, mai indietro in ritardo. Conclusioni. La possibile carenza di ossigeno dovuta a cause ambientali, a un eccessivo sforzo fisico, può essere efficacemente contrastata. Io l'ho provata sulla mia pelle, ma già l'avevo provata in un'ultramaratona 10 anni prima, perché io e Giorgio ci conosciamo dai primi anni 2000, diciamo, che rende maggiormente biodisponibile l'ossigeno e migliora la funzionalità mitocondriale. Quindi, ai fini anti-aging, il food è un presidio fondamentale come integrazione specifica avanzata. Concludo con questo messaggio: l'età non deve essere mai considerata un limite, e questo voi lo dovete spiegare, promuovere ai vostri pazienti, ma soprattutto per voi stessi, per un messaggio di coerenza. Vi ringrazio, grazie. Grazie Francesco, grazie dottor Balducci.